Ciao ragazzi, bentornati sul Padel Network. Ragazzi, innanzitutto vogliamo scusarci per l'assenza in questi ultimi mesi, ma come ben sapete, se ci seguite su Instagram, ragazzi, si era rotta la macchinetta. Ci è finalmente arrivata quella nuova e quindi ripartiremo alla grande con nuovi video. Noi ci troviamo al campo numero 2 della Y Sport di Cassino, è sera, ma questo non ci ferma perché è estate e quindi è la temperatura migliore per giocare. Oggi occupiamo di difesa, in particolar modo difesa negli angoli, quindi mi raccomando, seguite con attenzione tutte le nostre indicazioni, mettete mi piace, lasciate un commento e seguiteci su Instagram. Bene ragazzi, passiamo al video. Andiamo. Come potete vedere nel video che sta girando, Davide si sta approcciando ad una palla incrociata sul vetro, allontanandosi molto dal vetro, e quindi sta aspettando il rimbalzo della palla in modo da poterla giocare più comoda. Lo stesso metodo lo applichiamo anche a destra. Davide, come potete vedere, aspetta la palla molto lontano dai vetri, aspettando il rimbalzo, così da poterla giocare comoda. È fondamentale già fare un accenno di apertura della racchetta in modo da chiudere il colpo. Al contrario, una palla che arriva in lungolinea, che genererà un rimbalzo molto più vicino al vetro, ci costringerà a avvicinarci leggermente al vetro, sempre con un accenno di apertura, con il braccio molto vicino al corpo. Vado a cercare la pallina vicino al vetro. Lo stesso discorso ovviamente vale anche da destra. Per una palla giocata in lungolinea, invece di allargarmi con la gamba destra e allontanarmi, rimango basso sulle ginocchia e la vado ad anticipare, la vado a cercare più vicino al vetro, sempre tenendo le ginocchia basse e con una leggera apertura del braccio, tenendola sempre però vicino al corpo. Per approcciare una palla che arriva nell'angolo stretto del vetro bisogna eseguire il giro. Il giro si esegue facendo piede sinistro perno e piede destro che entra nell'angolo del vetro. Dopodiché bisogna eseguire il movimento roteatorio della palla con la racchetta già aperta, in modo da uscire con facilità dai vetri. Ovviamente la difesa con il giro può essere effettuata anche nell'angolo destro, in questo caso cambieremo il piede perno, che sarà appunto il piede destro, e manterremo sempre la rotazione del corpo a seguire la palla e il braccio in apertura ma sempre abbastanza vicino al corpo. Consigliamo in ogni caso di uscire sempre con una palla tesa e centrale o in alternativa, se particolarmente comoda, con un pallonetto. Bene ragazzi, il video di oggi termina qui e se il video vi è piaciuto, come al solito, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, mettere un mi piace e lasciare un commento. Vi ricordiamo inoltre di seguirci su Instagram e di dare un'occhiata alla pagina Play Padel Store, al sito di fiducia che tratta racchette da padel, accessori e tutto il materiale da padel che vi può servire. E anche di seguire Gorisha Padel, il nostro sponsor per quanto riguarda l'abbigliamento. In più sul sito, ragazzi, è ancora attivo il nostro codice sconto che è Padel Network 2021. Con la P maiuscola. Con la P maiuscola. E ci tenevo a dirvi, ragazzi, su Instagram stiamo rispondendo a tutti quanti, ma procediamo lentamente perché ci sono veramente tantissime richieste. Siamo solo in due e comunque abbiamo anche noi i nostri impegni, quindi piano piano rispondiamo a tutti. Bene ragazzi, noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. A domenica.